Ciao raga e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come ai vecchi tempi, tipo l'ultima volta che ho fatto un video del genere sarà stato il 2016-2017, forse anche prima, torniamo a visitare un luogo abbandonato. Stavolta si tratta della discoteca Excalibur, vicino alle mie zone. Si parla di una discoteca in stile medievale del tempo, purtroppo fallita, perché poi vedrete perché. Qualche creator in qua e là ne ha parlato. Noi volevamo andarci nel 2018, poi abbiamo sempre rimandato. Finalmente ce l'abbiamo fatta. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se ci sono altri posti che vi piacerebbe che visitassimo. E niente, buona visione raga. Cazzo, questo era il fossato. Questo era una specie di ponte levatoio. Guarda tutti sti drappi. Vado a recuperare i miei amici perché ho paura. È una hit. Mi sento solo, aiuto. Proprio verde, mazza. È fluo, bello. Un tuffetto. Vado? Dio. Ma è solido. Cioè non ha fatto un bel rumore. C'è messo qualcosa di grasso. Oddio, c'è una rana. Che dici? Ti giuro non la vedo. Ah, Dio! L'ho vista. Bellissimo. Posto surreale. E qui probabilmente c'era una prima saletta esterna. Quello era palesemente un faretto. Qui ci facciamo i drink palese. Questo è bello. Lezzo! Quando ha chiuso sta discoteca? Primi anni 2000. Nel 2008 mi pare, o 2006 o 2008, è riaperto per un periodo. Quindi in realtà non sono così tanti, cioè sono 15 anni. Grande fratello, 2005. Discoteca Excalibur, giovedì 30 giugno, selezioni ufficiali, grande fratello, prova anche tu ad entrare nella casa del grande fratello 6. Sembra di tornare nel passato. Oh mio Dio, wow. La luce. Ma comunque è veramente, a parte gli scherzi, è veramente bello. Sì. Drink omaggio, 6 euro, 8 euro. Ah, e poi guarda roba. Un po' controproducente. E infatti è chiusa. Guarda roba. Forse ci potrei passare, facciamo. Oh mio Dio. Dio. È cascata roba. Si è mosso qualcosa lì sopra. No. Facciamo che aspetto loro. Comunque questo party della discoteca è quello più sport. Concordo. Qui c'è un puzzo, un po' di pollaio. Sì. Fa un po'... Hanno provato a utilizzarli davvero come bagno. Che schifo. Yes. Finito il sapone. No! È finito il sapone, no! Che puzzo di merda. Sotto sopra. Ci sono le segrete. Sotto sopra. Sì, sostrati. Ma che gradini sono? No, cioè, infatti una alla volta. Ma sono tutti dissestati marci, cioè, ma questi erano stati fatti così. C'è una discreta umidità. Ah, qui siamo proprio sotterra. Fa cacare sotto qui. No, forse seminterraso. Che roba è? Immagina questo di notte è bello. Ma questo è un urinatoio. Ma che è? Quelli che si usano per benedirsi. Cioè per... L'acqua santiere. Se qualcuno volesse della ceramica... Qui c'è piena. E oggi, l'hanno fatto oggi. Madonna, sto filo l'ho battuto sulla testa, mi sono cagato. Una birra. Quello è un chiavistello di una porta. Wow, un interruttore. Ma sincero non me l'aspettavo così grande. Tre piani. Avevano dei piani sopra completamente inutilizzati, inutili. Questa è una fornace, la fornace di Minecraft. Sì, sembra una mappa di Call of Duty. Potrebbe, no davvero, potrebbe veramente essere. Andiamo, cioè, ripreso dall'alto con il ventre. Ah, che ho battuto la testata. Oppela! Poi che materiale è? Ferro.
un pollo. Secondo me c'è qualcosa in putrefazione dalla quantità di mosche, mosconi che ci sono. Cioè, io non so se rende anche in video. C'è una quantità di stanze al piano secondario totalmente inutilizzato, mai utilizzato, lasciato qui a morire. Ma che cazzo? Oh! Anna felice. Proviamo a scendere anche noi. Ma c'è verso arrivare alla torre? Lì c'è un balcone. Cazzo, proviamo ad arrivare sopra, no? Non fatelo a casa. Qui è fico, eh. Che dici? Che roba. Bellissimo. Guarda il cielo di là, nel pro. No. No, io ci sono, io ci sono. Allora, non c'è niente. Il nulla. Però è una cosa strana, le pareti sono ricoperte da giornali. Accesso alle residenze sanitarie assistite dell'SA. Abbiamo compagnia. I riti satanici. Sì, è troppo fake. Troppo artigianale. Speravo fosse qualcosa di più interessante. No, qua di questa testa. No, prendiamo. Ciao. Siamo qui per uccidere. Sono scappati perché li inquietiamo. Qua invece c'era il punto in cui eravamo prima. In alcuni punti è molto pericolante. Qui c'era un altro ponte. Che altro, raga? È molto alto. Sono così tentato, caro. Credo che... non credo sia molto sicuro, però vorrei andare di là. Io odio il Medioevo comunque. Tutto questo complesso per solo 4-5 anni di attività. Qui sembra veramente di essere in una chiesa. Non so a cosa servisse questo spazio, però questo è marmo. Che peccato. La parte più bella me la tengo per ultima. Il carcere. Già questa moltitudine di cavi mi attira molto. The floor is lava.74. No, sono quasi ammazzato per superare le famose gambe lunghe. Ho inghiottito della polvere. Oh. Fuma? Lo vedi che fuma? Non lo voglio vedere. Guarda. Decisamente questa è la parte che caratterizza più questo posto, la sala probabilmente principale da ballo. Immagino che questa fosse un po' la sala un po' più desiderata per chi frequentava questo posto. Non riusciamo ad immaginarci che tipo di musica fosse riprodotta qui dentro. Fatecelo sapere nei commenti. Poltrone smembrate. Fa un po' effetto tavola rotonda. Secondo me dovrebbe essere in cerchio. Qui sotto, bellissimo, c'è un buco. Cioè qui è per sprofondare, se vuoi fare il DJ sprofondi. È stato bello. Grazie discoteca Excalibur, è stato un piacere. A mai più. Sì, ma è proprio a tema castello. Sì, fa castello abbandonato, effettivamente. Magari c'è pure la principessa. Ah no, la rana di prima andava baciata. Dai, perché non si è baciata la rana? Dai, che palle. Baciala te, Andre, dai, vai, dai, baciala. Se riesci a prenderla. No, io ho lasciato lo zaino dentro, bello. Bello. Decisamente strano e unico nel suo genere questo posto. Si trova a Marliana, in provincia di Pistoia. E voi ci sareste venuti in un posto così? Io no. Che è pieno di mosche! Stanno partendo delle scommesse? Allora, tu,
euro lo fai? Se avessi degli anfibi forse. No, no, così come... No, così come... No, okay, non lo farei. Per 200 euro? No. 300? No. 400. Potete togliervi le scarpe. No, è pazzia pura. Ma io lo faccio anche gratis. Oddio. Questa struttura poi è stata creata dopo, nella seconda riapertura, mi sa, ma inizialmente credo che questo fosse proprio un ponte levatoio che si alzava. Sarei andato anche sabato. Feste, sì, sto venendo. E non ci siete andati anche. Il video finisce qui, spero che vi sia piaciuto, spero che vi piaccia questo genere di video. Lasciate un like, un commento, seguitemi sui social. Magari, insomma, lasciatemi nei commenti qualche posto hit. Avevo registrato queste clip per fare un reel, poi alla fine c'è uscito un video su YouTube. Prossima volta faremo una cronaca un pochino più approfondita. Ciao ragazzuoli.